Allora, io ho conosciuto mio marito che è venuto in Danimarca. E io avevo 14 anni, lui ne aveva 16 ed è stato un colpo di fulmine subito. E ci siamo sposati quando io avevo 21 anni e lui ne aveva quindi 23 e io sono venuta a stare in Sicilia. Quindi io posso parlare della Sicilia dal 65 in poi. Di presenza mia, diciamo, prima venivo ma non in pianta stabile. Dal 65 posso parlare anche di Mondello e di com'era e com'è oggi. Tutto il resto io lo so perché mi sono appassionato alla storia di Mondello, anche perché mi sono trovato dentro una famiglia che ha fatto la storia di Mondello e che continua a farlo. Quindi ho cominciato da qualche anno a studiare l'archivio, perché la società Mondello, che è una società belga, che fu creata nel 1909 a Bruxelles, ha una storia appassionante e ha una storia talmente insolita che sarebbe utile riportarlo oggi ad essere conosciuto, perché è una storia incredibile, cioè come una società privata, con la collaborazione, diciamo, di qualche ente pubblico come il Comune, come il Re d'Italia che diede il permesso di vendere le sue terre, l'Intendenza di Finanze che aiutò in questa vendita. Cioè, questa società ha rilevato, ha comprato parecchi chilometri quadri di terre che va dalla Favorita fino alla spiaggia proprio di Mondello, con l'impegno di fare una chiesa, fare un parco pubblico, fare un albergo, fare uno stabilimento balneare, creare 300 villini venduti a prezzi accessibili anche a rate ai tempi, bonificare l'aria che era sempre, anche se era stata una prima bonifica, era sempre paludoso, c'erano le zanzare, insomma non era una zona. Non si poteva fruire intanto perché non c'erano i collegamenti, quindi il primo impegno era quello di creare le strade, il tramvai, la prima società non si chiamava Mondello, si chiamava Tramvai de Palermo e l'impegno era quello di creare un sistema tranviaria che partiva dalla stazione praticamente e portava fino a Mondello, partiva da Vergine Maria e portava fino a Mondello e partiva anche da San Lorenzo Partanna e portava a Mondello, quindi già questo era un impegno notevolissimo.